Amici di YouTube, bentornati a questo mio nuovissimo gameplay. Torniamo indietro nel tempo, dato che l'ultimo mio gameplay, nonché primo, nel mio canale, è stato quello di Resident Evil 2 nei panni di Claire Redfield. Ho deciso di fare un passo indietro nel tempo per ritornare al capostipite della saga, quale Resident Evil 1, nella sua versione Director's Cut, con la patch in italiano per potercelo godere al meglio. Iniziamo la partita. Selezionerei come difficoltà la standard, quindi quella con la quale il gioco è stato concepito. Come personaggio iniziale preferisco sempre Jill a Chris. Non vi nascondo che con Chris l'ho terminato una sola volta in tutta la mia vita. Jill ha dei difetti, in sostanza. Essendo donna ha meno resistenza, ma ha anche un utilissimo grill maldello. Godiamoci il filmato. Alpha team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Chris, you haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. What is this? Wow, what a mansion!
Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Dining room. Perfetto, dopo aver goduto del magnifico filmato iniziale, della splendida sequenza non interattiva, che vi spiegherò a breve, andiamo verso Barry. What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Ok, abbiamo il nostro primo ordine. Raccogliamo intanto questo emblema. Ci sarà utile in seguito. Quindi lasciamo Barry esaminare questo sangue e procediamo per questa porta. L'inizio di Resident Evil 1 è molto molto incalzante, per cui spiegherò il tutto tra una manciata di secondi. Intanto godiamoci quest'altro filmato. Ok, abbiamo capito che in questa villa non siamo soli, scappiamo e godiamoci quest'altro filmato. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Ok, invece di correre subito nella hall... Niente, dobbiamo andare per forza. Ok, come vi dicevo poc'anzi, purtroppo nel senso positivo, succedono troppe cose all'inizio di questo titolo... Per cui lasciamo che il tutto scorra, per poi parlarne. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Ok. Esaminiamo le scale per poter salire. Come tradizione vuole, il caricamento è effettuato tramite questa sequenza di scale. Scendiamo pure per poter godere di un altro filmato. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall.
This time I'll be there. Ok, possiamo iniziare ufficialmente a giocare. Quindi, da dove posso iniziare? Allora, Resident Evil 1 uscì nel lontano 1996, da un'idea del maestro Shinji Mikami, conosciuto ai più per aver creato diverse saghe, tra cui Devil May Cry, Beautiful Joe, ovviamente Resident Evil, ha lavorato anche alla versione per SNES di Aladdin, e ha creato l'ultima sua fatica è stata ovviamente quella di The Evil Within, che ho terminato da pochissimo tempo. Recuperiamo queste cartucce nel frattempo dal cadavere del nostro compagno Kenneth. Resident Evil venne creato ispirandosi ai film intanto di George Romero, famosissimo per la sua saga dei morti viventi, da cui il primo film da cui presero ispirazione praticamente quasi tutti i film che poi da lì a quella parte vennero creati, ovviamente La Notte dei Morti Viventi, girato totalmente in bianco e nero, e dal gioco Sweet Home, che se non erro era un gioco in giapponese, da cui Mikami prese ispirazioni. Recuperiamo il nastro di inchiostro da questa macchina da scrivere e procediamo, come detto, nell'ultimo dialogo da Barry e Jill, da questa parte. Se avete sentito, nel dialogo tra Jill e Barry, una delle frasi pronunciate da Barry è stata catalogata come la frase peggiore nel Guinness World Record, non so se si chiami anche così, o un Razzie Award o qualcosa del genere, per la peggiore frase mai sentita in un videogioco. Ci sono state diverse discussioni in merito. Infatti nel remake per GameCube, se non erro, è stata cambiata questa frase. Qui ignoriamo il corpo del morto vivente qui a terra e recuperiamo quest'altro nastro. Allora, perché ci troviamo in questa villa? Allora, innanzitutto siamo a Raccoon City, una città immaginaria, la città del Procione. Apriamo questa porta col grimaldello. La città del Procione, tradotta in italiano, è una città immaginaria, dicevo, del Midwest americano, per indagare, attenzione, equipaggiamo la pistola, nel tempo io me la parlavo, e il tizio qui è entrato. Ok. Combiniamo i proiettili con la pistola, nostra fidata pistola, e fronteggiamo l'altro. Cagnolino. Un Doberman, per essere precisi. Ok. Gli zombie e i cani che avete visto sono praticamente due dei colpevoli, perché ce ne saranno tanti durante il gioco, due dei colpevoli di alcuni omicidi che si sono susseguiti nel tempo a Raccoon City. Infatti noi, membri della STARS, che è l'unità investigativa del Raccoon Police Department, quindi del Dipartimento di Polizia di Raccoon City, siamo qui per investigare queste strane morti, per far sì di giungere a una conclusione. Entriamo in questa porta. Quindi siamo arrivati con i nostri fidi compagni, Barry Barton, che è praticamente uno dei nostri amici, Chris Redfield, anche egli considerato da Jill uno dei più fidati, e Albert Wesker, che è il capitano della squadra. Recuperiamo il fucile. Come avete appena visto, si sono alzati due specie di perni che provocheranno una situazione inaspettata a breve.
questa era la situazione di cui vi parlavo. La soluzione è continuare a correre esaminando le due porte, che sono sigillate per bene. Quindi era una trappola, non sappiamo ancora per chi. Quindi continuiamo a fare avanti e indietro fino a quando... Hey, what's going on? Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry, help me please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Fortunatamente Barry ci ha messo fuori da questa brutta situazione. Godiamoci un altro filmato. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah, yeah. Fortunatamente il nostro amico Barry ci ha salvato da una situazione abbastanza complicata. Stavamo per perdere la vita a causa di questa trappola. Quindi la nostra prima priorità è ritrovare il compagno perduto, Chris. Chris Redfield. Intanto mettiamo giù questo zombie. Nella versione Director's Cut di Resident Evil abbiamo la possibilità di utilizzare la mira automatica. La mira automatica viene utilizzata mirando con il tasto R1 e cambiando il bersaglio con il tasto L1, che è la medesima che avevamo utilizzato in Resident Evil 2 nel gameplay, se l'avete visionato. Sblocchiamo questa porta ed entriamo qui. Resident Evil 1 differisce molto da Resident Evil 2 in termini di atmosfera. Se il 2 era stato improntato più su l'action, più sul genere apocalittico, il primo è totalmente improntato sul survival horror, come ho detto poc'anzi, atmosfera tipica dei film horror degli anni 80. Quindi saremo carichi di tensione e le musiche, come vedete, differiscono dal secondo in quanto sono meno incalzanti a volte, ma molto molto cariche di tensione. I nostri fidi amichetti bauli saranno sempre qui per farci posizionare le diverse munizioni ed oggetti che troveremo lungo il gioco. Io preferisco, anzi... Posiamo anche l'emblema per recuperare uno spazio e combiniamo tutta questa caterba di munizioni. Recuperiamo anche questo prodotto chimico che ci servirà più in avanti. C'è da porre già una prima domanda. Perché il nostro compagno Barry si trovava in questa, diciamo, in questa direzione quando nel dialogo precedente aveva detto di andare a ispezionare la stanza da pranzo? Prima domanda. Non abbiamo ancora una risposta. Ragion per cui recuperiamo questa erbetta e saliamo al piano di sopra tramite queste scale di legno. Da notare che alcuni scorci di gioco come questo saranno privi di musiche, appunto per aumentare la tensione presente. La scelta è geniale, a mio avviso. Allora, qui non dobbiamo fare niente. Aspettiamo che l'amico qui esca fuori.
Uno dei difetti che potremmo trovare a Resident Evil, così come tutti i survival horror che andavano in voga, e non solo, quindi i giochi in terza persona, qui la maniglia è rotta, possedevano in quel tempo, sblocchiamo questa, era l'utilizzo di telecamere fisse, che si aumentavano di gran lunga la tensione, perché non sapevi cosa si trovava oltre quella telecamera fissa, ma ti creavano non poche difficoltà, in quanto ovviamente questa cosa poteva essere un'arma a doppio taglio, in quanto succedeva molto spesso di restare impantanati tra un'inquadratura e l'altra, per cui subivamo dei danni praticamente senza poter far nulla. Questa porta è chiusa momentaneamente e facciamo fuori il nostro amico. Vi consiglio vivamente di ucciderli, questi zombie in queste stanze, per far sì di non ritrovarveli successivamente. Questa porta è chiusa e sulla porta è incisa un'armatura. Un attimo che... forse mi sono sbagliato. Esatto. Entriamo in questa porta. La villa, come avete potuto sentire nei primi dialoghi, questa mansion è gigantesca, per cui perdersi è facilissimo. Questa è una prova lampante. Recuperiamo il file. Trattato di botanica sulle piante medicinali. Come voi sicuramente saprete, sono moltissime le erbe a possedere proprietà medicamentose. Fin dall'antichità l'uomo ha utilizzato un gran numero di piante per guarire le ferite e curare le malattie. In questo trattato ci occuperemo in particolare di tre tipologie di erbe che crescono nella regione montuosa di Raccoon. Le utilizzeremo come esempi per illustrare le proprietà delle piante medicinali. Queste erbe differiscono sia per il colore che per l'effetto che hanno sulla salute. La pianta verde permette di recuperare la forza fisica, la blu neutralizza le tossine animali, mentre la rossa di per sé non possiede alcuna proprietà. Non manifesta alcuna virtù se prima non viene combinata ad una delle altre due piante. Per esempio, se assumete questa pianta dopo averla mescolata con la verde, l'effetto di quest'ultima verrà triplicato. Variando i dosaggi e sperimentando, potrete creare una vasta gamma di farmaci, ma lascerò che siate voi a scoprirlo da soli, dal momento che la sperimentazione è il modo migliore per pervenire alla vera conoscenza. E con questo file, diciamo, il capostipite della saga ci presenta la prima vera comparsa delle famosissime erbette mediche. Una volta recuperato questo file, abbiamo sbloccato la porta, ma soltanto da questa parte, perché come vedete la maniglia continua ad essere rotta. Mi pare che dovremmo rientrare nuovamente qui. Ecco, come vedete, gli zombie che avevamo ucciso poc'anzi sono andati a male. Questa porta è chiusa. L'abbiamo fatto pure prima. Vediamo se questa è aperta. Esatto. Allora, prendo questa porta, se non ricordo male, dovremmo essere al secondo piano. Esatto. Godiamoci il filmato. Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa, this hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay, let's separate again. Just a moment. I've found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. Barry ci ha consegnato delle granate e noi procediamo con la nostra ricerca. La musica diciamo che non promette nulla di buono e noi tentiamo di procedere. Qui c'è del sangue, spero che questo non sia il sangue dei miei compagni. Entrando qui saremo provvisoriamente fuori. Esaminiamo il cadavere e Forrest è stato attaccato da dei corvi.
consiglio vivamente di recuperare il bazooka e uscire fuori totalmente da questa stanza nel più breve tempo possibile prima di essere beccati dai nostri amici corvi. Altro nemico caratteristico dei capitoli di Resident Evil. Essendo un gioco concepito e sviluppato nel 1996, per quei tempi la grafica faceva gridare al miracolo, poiché questo finto 3D, quindi come potete vedere la villa è disegnata in maniera assolutamente bellissima, a mio parere e avviso. Io sono un po' di parte, però oggettivamente devo dire che il game designer ha effettuato un ottimo lavoro. Qui ci troviamo sempre nel piano di sopra, prima ho commesso un errore, siamo nel primo piano. Vi consiglio di uccidere questo zombie, e qui ce n'è un altro, anzi si è rialzato, ecco. Come potete vedere gli schizzi di sangue sono tanti, la violenza che è presente nel gioco e il tema portante dell'horror hanno fatto sì che questo gioco sia stato vietato ovviamente ai minori. Nel secondo capitolo di Resident Evil, adesso dico una cosa che magari sarà off topic, come si suol dire, il gioco venne ritirato, se non erro, dalla questura di Roma durante il 1999, poiché considerato violento, ma successivamente vennero reimmesse le copie del suddetto gioco, quindi Resident Evil 2, con un talloncino sconsigliato ai minori e alle persone impressionabili. Questa è una dei quei casi in cui la censura italiana, diciamo, ha perso in un certo senso. Uccidiamo questi altri zombie, sono quasi a corto di pezzi, di proiettili. Speriamo di non doverne avere bisogno, credo che siano morti. Ok, se esaminiamo questa finestra, di tanto in tanto si sente il verso di un animale, quindi sia dentro che fuori la casa non siamo soli. Scendiamo queste scale. Una volta qui sotto, evitiamo un attimo gli zombie per entrare in questa stanza, che è una delle stanze di salvataggio che ci permetteranno di salvare e mettere fine alla prima parte di gioco, poiché siamo quasi giunti a una buona mezz'ora. Per salvare il gioco, il procedimento è il medesimo che abbiamo utilizzato nel gameplay di Resident Evil 2. Per coloro che non l'hanno seguito, è praticamente... si usufruisce dei nastri d'inchiostro, che non sono tantissimi ovviamente. Recuperiamo nel frattempo anche uno spazio per il prodotto chimico. Quindi questi nastri d'inchiostro verranno utilizzati nelle macchine da scrivere. Non credo che abbiamo altro da prendere. Io poserei il bazooka per recuperare il fucile e poserei anche queste granate. Ok, bene ragazzi, io spero che la scelta di ricominciare dal primo capitolo di Resident Evil sia stata cosa gradita. Io spero che vi piaccia questo gameplay e vi invito a guardare la seconda parte, che spero di fare nel minor tempo possibile. Salviamo il gioco. E niente, come detto poc'anzi, mi auguro che possa fare la seconda parte nel più breve tempo possibile. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ragazzi, a presto.